Benvenuti a Malta, ragazzi. Per scelta personale, anche perché non avevo il posto finestrino, non vi ho fatto vedere né la partenza né l'atterraggio. Sono andata in ostello, riposata un pochino, adesso sono fuori e l'ostello è a Sliema, non a Valletta. Vi faccio vedere un pochino i dintorni appunto dell'ostello e anche magari vediamo quello che riesco a vedere in questo mezzo pomeriggio che mi avanza da questa prima giornata. E domani invece si va alla Valletta, però quello è un altro video, quindi rimanete connessi e iscrivetevi se volete vederlo. Prima di chiudere questo video, ovviamente la giornata non è stata piena perché ho girato un pochino i dintorni dell'ostello a Sliema più un pochino Gzira. Vi volevo introdurre nei miei video anche un piccolo momento per il budget giornaliero delle spese che ho affrontato. Allora, per il volo andata e ritorno ho speso 25,99 euro. Più l'ostello, tre notti, in camera da 7 però con colazione compresa, 33,60 euro. Le spese vere e proprie della giornata sono state il pranzo che ho fatto in aeroporto a 5,90 euro, 1,50 euro di autobus dall'aeroporto alle vicinanze dell'ostello e 10 euro di cena, per un totale di 76,99 euro. La cena, se vi interessa, insieme a tutte le altre stories, è su Instagram, le ho messe in evidenza in modo tale che rimangano lì per un pochino, quindi potete andarle a recuperare. Io spero che il video vi sia piaciuto, vi aspetto con una nuova avventura dalla Valletta, per me domani, per voi settimana prossima, quindi spero che vogliate iscrivervi per continuare il tour a Malta con me. Noi ci vediamo al prossimo video, have a nice life!